L'argomento di questo video sono le principali congiunzioni temporali, anzi alcune delle principali congiunzioni temporali usate in latino. La prima è dum, la seconda è postquam, la terza è cum, cum primum. Esaminiamo dum. Dum indica la contemporaneità dell'azione ed è tradotta con la congiunzione temporale subordinante mentre in italiano. La particolarità di questa congiunzione è che è sempre usata all'indicativo presente, anche quando nella principale compare un tempo al passato, per esempio un imperfetto, un perfetto o un più che perfetto. Esaminiamo questa frase. Dum vos quietem sumitis, barbari nocturnam obsidionem parabant. Come possiamo notare, nella principale, barbari nocturnam obsidione parabant, compare un imperfetto, che è un tempo del passato, mentre nella subordinata temporale abbiamo sumitis, che è un presente. Mentre voi riposavate, i barbari preparavano un assedio notturno. Quindi, quando troviamo dum con il presente indicativo e nella principale c'è un imperfetto o un perfetto, dobbiamo tradurre il presente con un imperfetto, come in questo caso, come nel caso esaminato. Cum significa quando e in genere si costruisce con tutti i tempi dell'indicativo. Esaminiamo questa frase. Cum Caesar Gallorum agmina vidit, prelis signum dedit. Quando Cesare vide gli schieramenti dei Galli, diede il segnale di battaglia. Postquam è una congiunzione temporale subordinante che introduce una subordinata che esprime l'idea di anteriorità. Si traduce con dopo che o dopo più infinito passato, dopo aver fatto, eccetera, eccetera. Amilcar postquam in Hispaniam venerat, in prelio occisus est. Amilcare, dopo che era arrivato in Spagna, in prelio occisus est, fu ucciso in battaglia. In questo caso potremmo anche tradurre Amilcare, dopo essere arrivato in Spagna, fu ucciso in battaglia, perché c'è identità di soggetto. Amilcar è anche il soggetto della principale e della subordinata. Postquam, in questo caso, indica un'azione che avviene prima di un'altra. Più nel dettaglio, l'azione di arrivare in Spagna precede, nel passato, l'azione di essere ucciso. Quindi postquam, come vediamo, si costruisce in questo caso con il più che perfetto, che, come sappiamo, esprime, indica un'azione che avviene prima di un'altra, sempre nel passato,